importante vaccinare i bambini per proteggerli perché, anche se raramente, i bambini possono avere delle malattie gravi causate da SARS-CoV-2 e purtroppo, eccezionalmente, andare incontro a conseguenze gravissime. Questo è il pensiero di Franco Locatelli, coordinatore del CTS, ma anche professore ordinario di pediatria. Adesso che il via libera dell'Agenzia Europea per il Farmaco è arrivato, restano due le tappe di avvicinamento al vaccino per i più piccoli, dai 5 agli 11 anni. Il parere dell'AIFA, che dovrebbe essere formulato in settimana, e poi l'arrivo delle forniture. Le prime dosi sono attese per il 23 dicembre. Le regioni si stanno già attrezzando per le somministrazioni. La dose prevista è di 0,10 invece che 0,30, quindi un terzo rispetto alla dose dell'adulto. Un vaccino efficace e sicuro, dicono gli esperti, che limita la diffusione del virus e mette anche i bambini al riparo delle conseguenze del coronavirus. Anche in Italia ci sono state 35 morti infantili per Covid, insieme a centinaia di minori in terapia intensiva.